Beh, a questo punto il nostro convegno è finito. Spero che sia stato gradito. Purtroppo fatto in condizioni non consuete e che a tutti quanti non piacciono, però insomma l'ho trovato molto interessante. E soprattutto è venuto fuori questo, cioè un'esigenza assoluta di rete. Che integri l'ospedale, gli ambulatori e il territorio, fondamentale il territorio, soprattutto per noi che non abbiamo una serie di strutture ospedaliere dedicate, quindi il territorio è essenziale. E tutto questo è stato già praticamente fatto perché il progetto della rete reumatologica con 4 PDTA per gli artriti, per le sclerodermie, per l'osteoporosi e per le connettiviti è stato già presentato. La commissione tecnica nominata insieme ai rappresentanti della regione, stilato il progetto definitivo con una delibera 119, che ancora però non è stata recepita dalla regione, che speriamo che presto questo avvenga, perché una volta recepita la delibera, poi si procederà ad attuare la rete reumatologica, che ovviamente, è inutile ripeterlo, è assolutamente essenziale, soprattutto in un territorio come quello della Calabria, che necessita assolutamente di una rete territoriale solida, valida ed efficiente. Abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo le leggi per farlo, c'è il progetto per poterla portare a termine, quindi non ci vuole molto per finalmente vedere la nascita della nostra brava rete reumatologica. Speriamo di farlo prima di andare in pensione. Questo è il mio augurio, visto che ormai è vero, tutti quanti noi non siamo dei giovinetti. A questo punto vi ringrazio tutti, ringrazio le aziende che ci hanno sostenuto, l'agenzia che ci ha sostenuto in modo egregio e che ha permesso questo convegno, e passo la parola al mio carissimo amico Maurizio Caminiti. Grazie ancora. Grazie Giuseppe, buongiorno a tutti e mi associo anch'io ai ringraziamenti. Ringrazio tutti i relatori partecipanti e tutti quelli che si collegheranno per ascoltare e vedere le interessanti relazioni relative a tutti gli argomenti della reumatologia, più o meno. E cosa dire? Dobbiamo farci un complimento noi reumatologi della Calabria, perché in questo particolare periodo della pandemia abbiamo garantito a tutti i nostri pazienti l'assistenza. I nostri ambulatori, i nostri reparti degli hospital sono rimasti aperti, quindi garantendo a tutti la terapia, le relative informazioni per quanto riguarda e le terapie e anche le problematiche relative al Covid e non solo, ma abbiamo provveduto anche alla vaccinazione dei nostri pazienti, vaccinazioni che sono tuttora in corso. Non solo, ma abbiamo anche in questo particolare periodo prodotto anche alcuni lavori scientifici pubblicati pure su riviste internazionali come Associazione Reumatologica Calabrese di Ricerca in collaborazione con il professor Clodoveo Parri. E tuttora stiamo provvedendo alla raccolta dei sieri, quindi siamo pronti per una ulteriore pubblicazione che riguarderà la raccolta dei sieri per valutare la produzione degli anticorpi nei pazienti nostri che hanno ultimato le vaccinazioni. Bene, io ringrazio tutti quanti e un arrivederci alla prossima edizione, quindi passerò la parola alla dottoressa, all'amica Roberta Pellegrini. Prego, Roberta.
Buongiorno, grazie Maurizio. Anch'io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al congresso, dai relatori, moderatori e anche voi partecipanti, che avete sicuramente apprezzato quelli che sono stati i nostri argomenti. Sicuramente il nostro convegno ha abbracciato varie tematiche come la malattia di genere, che è di gran moda in quest'ultimo periodo, e la reumatologia pediatrica. In questo ringrazio le colleghe che ci hanno, sia le moderatrici che le relatrici, che hanno esposto in maniera esaustiva quelli che sono le loro argomentazioni. E in questo io vorrei dire che anche noi in Calabria abbiamo sicuramente prestiamo l'opera negli ambulatori di transizione. Questi ragazzi dai 18 anni in su vengono seguiti da noi, e quindi sicuramente ci deve essere un buon rapporto, è un rapporto proprio di lavoro e di cooperazione fra noi e i pediatri che si interessano della reumatologia pediatrica vera e propria. Io ringrazio tutti voi e passo la parola al mio amico Giampiero Gigliotti. Grazie Roberta, grazie Maurizio, grazie Giuseppe, grazie a tutti, grazie ai partecipanti, grazie ai relatori, grazie alle aziende che ci hanno permesso appunto di portare a termine questo convegno, per il quale tutti quanti, credo nessuno escluso, avremmo gradito poterlo fare in presenza, per cui ci siamo adoperati per renderlo più fruibile possibile per cercare anche di interfacciarci nelle varie relazioni, nelle varie sessioni che si sono susseguite, rendendolo il più, come dire, il meno virtuale, anzi possibile, cercando un po' di dare dei messaggi anche di modernità, anche delle novità, anche nel campo terapeutico. Io sono particolarmente lieto e qualcuno lo ha anche colto perché siamo forse i primi o fra i primi ad avere in qualche modo anche riunito le due anime della reumatologia scientifica nazionale, quindi come dire, il logo anche del convegno Sir Cray sta a giustificare anche quelle che sono le due anime che poi si racchiudono in un'unica realtà scientifica, ma anche prestazionale, anche professionale. E questo a riprova di quanto ho appena specificato, abbiamo avuto anche il riscontro della presenza di illustri relatori, parliamo anche di presidenti in carica delle due società scientifiche, di past president, di vicepresidenti, di delegati delle varie anche regioni. Insomma, abbiamo avuto il piacere, prima di tutto, di avere la disponibilità da parte di questi illustri opinion leader, che fondamentalmente anche, hanno anche, come dire, dato a noi, insomma, l'onore di poterli invitare, ma anche hanno dato un attestato di amicizia e anche di visibilità al lavoro duro che stiamo svolgendo da ormai quasi 30 anni, se non di più. Cercando appunto, come si diceva, come aveva detto anche Giuseppe Varcasia, riferimento anche agli sforzi di politica sanitaria che stiamo tentando di portare avanti per lasciare quella traccia che io dico sempre, che tracciare un solco, dare anche la possibilità a chi avrà la possibilità e la fortuna anche di prendere il nostro testimone per poter continuare ad assistere in maniera sempre più elevata e sempre più positiva i numerosissimi pazienti reumatologici che convergono anche nella nostra regione e sono veramente tantissimi. Il periodo che stiamo vivendo ce ne sta dando conferma, come è stato già specificato. Noi siamo stati e siamo tuttora sempre presenti e vicini ai loro bisogni e quindi tentiamo quotidianamente anche di dare, diciamo, anche delle risposte che siano in qualche modo anche risolutive per le loro problematiche. Non sempre ci riusciamo perché manca appunto quella possibilità o quegli strumenti che ci consentono anche di mettere a fuoco le varie problematiche, di rendere anche più veloci anche i percorsi diagnostici, ma anche gli indirizzi terapeutici che, come sappiamo,
e soprattutto in questo periodo dove si parla di anticorpi monoclonali, di farmaci biotecnologici, noi che abbiamo un po' il posto della situazione con i nostri pazienti, ci siamo resi conto anche di quanta confusione è stata fatta e di quante risposte abbiamo dovuto dare anche ai nostri pazienti, ma anche non ai nostri pazienti, non esclusivamente reumatologici, riguardo a queste patologie e a queste terapie. Noi siamo veramente ben lieti di avere portato a termine questo convegno, e ce ne saranno sicuramente anche altri. Questo è l'auspicio che ci poniamo, e prima di tutto anche che ci consenta un po' di tornare alla normalità, quindi anche alla socialità, e anche avere la possibilità di poter scambiare idee, progetti, e questo ce lo auguriamo tutti quanti, perché nel mentre questa è stata la terza occasione di incontro regionale, ma come dicevo prima a carattere nazionale, vista anche la presenza di illustri relatori anche di altre discipline, perché non ci dimentichiamo che la nostra è una branca che abbraccia anche altre discipline, la multidisciplinarità per patologie complesse, quali possono essere le connettiviti, la sclerosi sistemica, ha visto la presenza anche di illustri relatori anche di altre branche. Quindi ci avviciniamo, diciamo, alla conclusione del convegno, ringraziamo tutti i partecipanti, tutti quelli che hanno avuto anche la possibilità di poterlo seguire fino all'ultimo, e questa vuole essere l'occasione anche per darvi un arrivederci a quella che sarà la prossima edizione, dopo la prima tenuta a Catanzaro, la seconda a Reggio Calabria da Maurizio Accaminiti, la terza questa a cui avete assistito, e l'anno 21 ci troveremo in quella che è stata definita il Borgo dei Borghi del 2021, dove riconoscete tutti quanti qui la splendida città, con i suoi splendidi panorami di Tropea, per cui questo vuole essere un arrivederci, e speriamo tutti quanti in presenza, e speriamo anche di poterci godere queste bellezze della nostra terra amata. Grazie a tutti.